Lui torna a trovarci dopo una pausa di riflessione, una riflessione che ha avuto in quel... una riflessione. Oggi sei molto serio, non so per quale motivo. Ma no. Assolutamente no. E noi ti stuzzicheremo. È tornato a trovarci il ritrattista delle dive, Daniele Pacchiarotti. Grazie. Allora, con Daniele creeremo un percorso in questa stagione dove lui ci parlerà delle sue dive, del modo di vedere le dive, e poi ti stuzzicherò con gli accadimenti di questi ultimi giorni. Insomma, parleremo di questi produttori cinematografici che aprono il loro, la loro lampo così in maniera molto veloce, e però parleremo e anche di altro. Ultimamente ne abbiamo avuto degli esempi, insomma, per fortuna, che stanno uscendo fuori. Partiamo subito con Daniele Pacchiarotti, partiamo subito con te. E io vorrei far vedere subito il tuo promo, che è bellissimo. Grazie. Anzi, ringraziamo realizzato Antonello Ariele Martone. Dal mio compagno, dal Antonello tuo compagno, Ariele, sì. Martone. Vediamolo subito, prego, dalla regia. Daniele? Secondo me assolutamente che i giovani abbiano dei problemi al riguardo, soprattutto è un bene che sia tutto più allo scoperto. E penso che tutte e due, abbiamo tutte e due le sfaccettature dentro di noi, sia Ettore che Achille, ovviamente, escono in base alle circostanze della vita. Ricordo a Daniele Pacchiarotti questa targa, grazie Daniele per la collaborazione. Però
Beh, devo dire che questo video è veramente spettacolare, bello proprio come è stato realizzato, bella la musica, bravo veramente Antonello Ariele Martone. Qui stiamo vedendo la tua passione. Sì, diciamo che senza accorgermene ho cominciato proprio con una sera così, perché disegnavo e dipingevo sin da bambino ovviamente, però una sera mi hanno richiesto così per caso una Marilyn Monroe. E allora la prima volta che l'ho ritratta, cioè mi ha colpito il fatto proprio che di rivedere piano piano, riemergere dalla tela quegli occhi che hanno fatto un po' la storia dello spettacolo, del cinema, ma la storia proprio nostra, che sono ora una leggenda. E da lì, diciamo, sono stato chiamato, vari fan club hanno apprezzato i miei lavori fino a diventare il ritrattista italiano di ufficiale. Marilyn. Ufficiale, sì, per appunto il fan club italiano. Tra l'altro mi sembra proprio a settembre c'è stato un grosso evento a Roma dove è stata la prima mostra di Marilyn Monroe in Italia, e dove hanno partecipato i più grandi collezionisti, erano 8 ovviamente, tutti stranieri. E particolarmente maggiori pezzi l'ha dati un russo, e io ho avuto l'onore di essere stato invitato totalmente in questo percorso, diciamo, come posso dire, in questo percorso extrasensoriale, perché era tutto un po', cioè era tutta la sua vita con i suoi oggetti che potevi toccare, vedere, dalla nascita fino a veramente ai fiori che Gio Di Maggio metteva sulla sua tomba per 25 anni. Senti, a parere tuo, perché poi ognuno di voi dice quello che pensa, in questi giorni si fa veramente un gran mormorio sulla questione Asia Argento, Weinstein. Sì, no? Beh, non solo una diva come Marilyn, secondo te? È stata, un po' il simbolo di tutto questo che succede. Lei era una ragazza, a differenza però, ci sono delle differenze. Ogni ragazza o ragazzo comunque sogna questo mondo, si trova attratto da una realtà. Marilyn ovviamente era un caso a parte. Marilyn infatti l'hanno molto paragonata, però io questo paragone non ci sto molto, perché Marilyn nasce da una famiglia povera, ha cambiato 8 case famiglia, è stata stuprata e a 18 anni ha deciso io basta, non ne posso più. Ha sfruttato la sua bellezza, è stata attratta dal mondo di Hollywood fino a che poi purtroppo è stata uccisa dopo varie violenze, vari aborti purtroppo non spontanei. Si può dire che è stata uccisa dal suo stesso mondo? È stata uccisa dal mondo da cui è stata attratta. Nel caso di Winner Paltrow e Angelina Jolie, io non credo che... Allora, loro hanno due genitori che già facevano, insomma, erano già attori, registi. Nel caso di queste persone che non hanno questo bisogno, diciamo che la violenza vera e propria loro hanno rifiutato. Asia Argento, diciamo, dopo 20 anni l'ha dichiarato. Il punto, io non posso, non sono, non mi, non cioè posso tu non essere... sei d'accordo su che cosa? Sul no, fatto no, che Asia sono d'accordo. Argento l'abbia dichiarato dopo 20 anni? Ma per voi è una trovata pubblicitaria momentanea? No, assolutamente, anche perché sono uscite tantissime, tantissime dopo la persone sua dichiarazione, che grazie a lei hanno parlato. Sono accodate, ma sì, cioè. Ma non è che grazie a lei, ragazzi, la pubblicità mediatica dei personaggi pubblici comunque è quella, cioè esce uno, escono tutti. Assolutamente. Caso strano, escono tutti. Una violenza che è una cosa importante nella vita, escono dopo 20 anni? No. Dai ragazzi, allora non siete d'accordo, però volevo sentire l'opinione. Non ho detto né sì né no, non è che non sono d'accordo. Può aver ragione lei, come si potrebbe innescare un meccanismo di paura
e di sentirsi anche in colpa. Ma paura di che il rispetto della mia persona, dell'essere donna, che vengo toccata e violentata da un uomo, io ti denuncio, trovo il coraggio dopo 20 anni, ma io ti denuncio tempo di un secondo già quando mi hai messo la mano addosso. Sono d'accordissimo. Quindi vuol dire che in quel momento gli ha fatto piacere. Adesso non gli fa più comodo perché ormai sta in panchina. Vabbè, e quindi deve tirar fuori un modo per far uscire nuovamente Asia Argento. Assolutamente, però Asia Argento. La tua opinione qual è? La mia opinione è che non posso stare nella testa di Asia Argento, ma penso che ci vogliono anni per metabolizzare e comunque diciamo chiedere scusa anche prima a se stessa, forse, di quello che ha fatto per arrivare nel suo mondo, anche se aveva il padre comunque. Però l'ha spiegato bene, però. Sì, ma l'ha spiegato bene, però. C'era un mondo di terrore intorno, ha visto cose e l'hanno viste tutti. Quindi non lo so. Il terrore di non fare successo. Non si sa. Per il momento non si sa. Questa è una cosa molto importante. Beh, assolutamente. Si parla, assolutamente, sì, dopo 20 anni quello. Vi devo interrompere perché abbiamo il tassativo, noi torniamo. Daniele, volevi rispondere alla domanda di prima della pubblicità? No. Sì, no, però una cosa voglio dirla. Asia Argento non Asia Argento, comunque Asia Argento ha smosso un certo movimento, nel senso, lei è andata all'estero al momento, però ha smosso un movimento, qual è? La solidarietà. Perché lo abbia lì sordi, perché se era morto di fame, vedi se lo smuoveva. Sì, comunque. Ma io penso che dove stanno i ricchi tutti smuovono, dove stanno gli ultramiliardari, perché sanno dove prendere i soldi. Se era morto di fame, stai sicuro che non smuoveva niente? Questo può dare. Beh, per fortuna l'ha fatto una persona che ha comunque visibilità e che comunque sta smuovendo l'opinione pubblica su ancora appunto insomma queste violenze sulle donne. Cambiamo argomento. La prossima diva che ritrarrai, chi sarà? Possiamo saperlo? Hai già pensato? Veramente. Ma lei è nata diva, quindi appunto che Moira Sorrisi farà. Oggi ha messo uno stivaletto poco. Mo oggi un stivale sobrio. È sobrio, guarda. Sì, sì. Daniele, parleremo veramente di arte a grandi livelli. 360 oggi abbiamo un po' giocato, però la tua arte è indiscussa. Possiamo vedere un articolo che è uscito pochi giorni fa su Eva 3000? Giusto, Daniele? Sì, ringrazio. Ringrazio la direttrice di Eva 3000 che mi ha fatto questo omaggio meraviglioso, la dolcissima Roberta Damiata, se possiamo fare un applauso per grazie lei. Grazie Roberta, che ci guarda dall'alto. Alla tua arte, diciamo. È molto attenta anche a... Con te arriveranno nei nostri studi anche dei personaggi importanti, senza fare nomi, non facciamo perché stiamo nomi. Preparando delle grandi sorprese, ma grandi soubrette, grandi persone nel mondo dello spettacolo, che tu hai ritratto, ma tu le avverti prima o lo fai di nascosto? No, deve essere un... Allora, il ritrattismo delle dive, in realtà che cos'è? È la parte appunto vanesia che si cela in ognuno di noi, quindi qui tutti possiamo esserlo. E quello che piace a me, l'altra sera mi sono commosso, ho dato un quadro a una ragazza, si è messa a piangere, perché quel rivedersi gli ha fatto questo effetto, cioè come dire, rivedersi in un ritratto è come si vedevano appunto le grandi dive, no? Una volta amavano tutte farsi ritrarre, non c'era solo la foto e basta. Una volta usavo molto di più. E che se io posso per così poco donare una cosa del genere, è perché non farlo? Certo. Quindi le dive, la diva non siamo altro che ognuno, cioè non è nient'altro che la parte che c'è in ognuno di noi, siamo un po' tutti. La parte vanesia che c'è in ognuno di noi. Sì, quella. Questo in particolare è la frase giusta. Il tuo motto. Sì.